Perfetto, signore, abbiamo appena distrutto la fornace, siamo ritornati ai rifugi dell'Orbe del Drago, avevamo scoperto che Malak si sia rivoltato e abbiamo dovuto sconfiggerlo, quindi ucciderlo, e adesso ci stiamo dirigendo verso la macina che, come avevo detto già qualche episodio fa, prima della macina ci sono una miriade di livelli, 6, sono 6 livelli. E quindi, tra l'altro siamo ritornati a Gale, che bello, prepariamoci a... Oh, dico, prepariamoci a dei combattimenti abbondanti. Allora, chi avete trovate come l'altra volta con gli schiavisti nel distretto est? Ok, allora anche questa volta puoi dire che c'erano degli schiavisti. Allora. Signore Negromante. Oh, c'ho una mia assurda. Posto, chiamo la porta. Anche sti livelli da piccola li odiavo, ma non avevo paura, più che altro li odiavo perché appunto come al solito mi trovavo con pochissima vita ai checkpoint e poi appunto solamente quando ho giocato, ho caricato sul canale i gameplay con Zara, con l'esploratrice, ho scoperto che si può... Ho scoperto che si può recuperare la vita spendendo l'essenza qui al tempio. Guardate, adesso ve lo faccio vedere. Intanto, qua, guardate. Spendi essenza. Dovrebbe essere qui, no? Ripristina assoluta, questo, vedete. Poi, intanto qui possiamo acquistare anche dei globi. Io potrei prendere qualcuno. Prova delle repulsioni, la possibilità di esplosione nemico. Aumenta la quantità di essenza che contiene dei globi. Impedisce di essere spinto e abbattuto dai nemici. Questo potrebbe essere utile. Potrei quindi evitarmi il granitico. Solamente che devo tenere sulla mappa. Devo tenere questo e quell'altro. Gelato puro invece ti dà la possibilità di eseguire un colpo critico che causa danni doppi. Quarzo rosa, aumenta di mana massimo. Diamante puro aggiunge danni extra ai tuoi attacchi per ferire un nemico che sta parando, riducendo la sua capacità di parare. Questo qui avevo usato alla fine del gioco praticamente. Lo equipaggio subito. Allora, vediamo. Adesso cos'ho? C'ho l'occhio di tigre che aumenta il potere d'attacco. Vediamo com'è la cosa di diamante puro. Allora, male. Colpite di ricerca da te. Vabbè, lo mettiamo qua a posto dell'occhio di tigre. Ecco. E adesso i nemici che pariranno mi daranno meno problemi, ma meno fastidio. Schiavista, non ho letto il nome. Boh. Ah, questi qui mi ricordavo, i calderoni della morte, no, non i calderoni, le torce della morte. Calderoni, braccio, tutte le torce, dico. Oggi. Mi spiace, devo far piazza pulita perché altrimenti... Schiavista Splitfang, intanto qui c'è lo schiavista da qualche parte. Ah, di là l'ho visto, eccolo, sulla mappa. Liberato, tranquillo. Adesso li vediamo a fare il culo. Trovi una chiave cucinita per incacciarlo sul cadavere dello schiavista. Sotto vabbè se c'è l'abitante intrappolato, faccio questa missioncina secondaria per pietà.
Sono 5 gli abitanti intrappolati in questo distretto. I cani brutti! Ho sprecato niente. Speravo di farlo fare con un colpo, invece a quanto pare. Schiavista Gore-Tusk, penso Gore-Tusk. Gore-Tusk, penso che si legga. Avrà l'altra chiave. Ok, mi sono aggiornata, quindi abbiamo trovato anche l'altra chiave. Ha lasciato un globo, adesso lo prendo. Cos'è? Globo del tranello. Ah sì, ce l'avevamo già. Lo ignoro. Allora, onda tutto. Ok, vai. Siamo di livello 28, attenzione. Ricordo tutti che si può raggiungere un livello massimo di 45 in questo gioco. Perché effettivamente quando sei a livello 45 si raggiunge il livello massimo con tutti i poteri del personaggio, quindi. Sempre per pietà faccio queste missioni secondarie. Ok, eccoci qua. Praticamente la macina si trova a nord di Galen, a nord della città. Quindi dovremo proseguire per tutti i distretti che ci rimangono attraversando. Attraversati il distretto est quando siamo arrivati alla fornace. Adesso per arrivare alla macina, siamo nel distretto sud, dovremmo attraversare il distretto questo, il distretto sud, poi il distretto est, ovest e poi il distretto e il distretto nord. Per la quanto ne so anche nelle periferie della città, perché poi se andiamo nelle periferie della città ci sarà sud, l'est forse e il nord. Checkpoint perché non fa mai male. Qui ci sono gli arcieri, levatevi dalle scatole. Ecco, un altro abitante intrappolato, salvato, basta toccarli per salvarli in pratica. Ecco, sono masochista qui. Entriamo nel distretto nord, di già. Ah no, ok, quindi era ovest. Va bene. Gare distretto nord, siamo già qui.